Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. Come potete notare, siamo con la nostra Priscilla, ragazzi, è prestissimo, eh, ragazzi, proprio molto presto. Ma la nostra sta qui intenta, ragazzi, a fare jogging perché ha deciso, um, come sapete bene, lei desidera con tutte le sue forze di avere un figlio, quindi di rimanere incinta. Vai ancora, tesoro. E quindi ha deciso di dedicarsi, magari non così, vuoi farti prendere, vabbè, un colpo, ma tesoro, ma non... Ragazzi, ma stiamo scherzando, ti prego, non scalza. Eh uh, tesoro mio, tu dovresti andare a fare jogging ma vestita in modo discreto, puoi? Ah, adesso addirittura così? <gasps> Povero Alessandro! È passato di là così? No! Non ci credo, non me ne sono accorta. Vabbè, l'età adulta ti aspettano la realizzazione dei sogni, la pianificazione del pensionamento e la crisi di mezza età. È il momento ideale per iniziare a definire gli obiettivi vitalizi E direi però ragazzi che questo cade proprio a fagiolo. Con quello che io avevo in mente, vabbè tu vuoi andare in giro scalza, fai come ti pare. Ehm, perché sì, il nostro Alessandro, ragazzi, vedete quanto è triste? È triste perché si è reso conto, si è svegliato e si è reso conto che sua moglie ehm, non sente rumori in cucina, non sente, no? Niente di che, viene di qua, ragazzi, è ecco, sconfortato e si rende conto che sua moglie non c'è. Ma dove sarà andata? E ormai, ragazzi, lo immagina perché conosce alla perfezione le abitudini di sua moglie. Quindi immaginiamo che lei ancora con, mm, con gli abiti, ecco no? Ehm, sportivi perché tesoro mio, dovevi indossare quelli sportivi, ma quelli che dicevo io, non quest'altri. Entri in casa, lei, ragazzi, è talmente ossessionata. Perché praticamente che succede? Allora, come sappiamo, non riescono ad avere figli perché entrambi li desiderano. Eh, non è che solo lei, ma non riescono proprio ad averne. E lei, ragazzi, si è messa in testa che probabilmente sforzandosi, no? Di mangiare sano, di avere un'alimentazione, ragazzi, corretta, di mm, dedicarsi all'attività alla, all fisica. Insomma, di fare una. una ragazzi una vita praticamente precisa o da quel punto di vista si è messa in testa che sicuramente quella è la soluzione migliore ecco bevi un bel bicchiere di succo d'arancia per preparare il corpo ecco a una gravidanza e quindi ragazzi il marito lo sa dove è andata ah buongiorno tesoro immaginiamo le abbia detto non trovi se una splendida giornata e eh, ho fatto la mia corsa quotidiana Ora bevo questo succo d'arancia, mi faccio una doccia velocissima e poi di corsa a lavorare. Eh, perché ragazzi, lei non ci ha proprio pensato, talmente presa da, um, eh, da questa ossessione, perché ormai per lei è diventata un'ossessione, di rimanere incinta che ragazzi si è dimenticata addirittura di, del, del compleanno di suo marito. E lui, ragazzi, ovviamente, come potete vedere, è triste. Ci mancherebbe chi non lo sarebbe. E quindi, più che chiamare la linea diretta della tristezza, immaginiamo lui dica ah, va bene, ehm, magari anche lui. Vedete, non è che mh, non che lui, ragazzi, sia un uomo che la moglie deve per forza preparargli qualcosa, però proprio vedere che, ecco, non ci sono per esempio più le belle colazioni che magari facevano prima, perché um, non esiste che lei possa mangiare, che ne so, uova e toast, oppure che possa mangiare delle frittelle o cose del genere. Tesoro, dove stai andando? Ecco, per esempio non finisce neanche di bere questo, quindi per favore, quando poi hai finito, per favore tesoro mio, grazie. Ehm... E l non, non può più contare su di lei, sulla sua presenza, vedete, lui si ritrova praticamente quasi sempre solo. Eh, ragazzi, non è una situazione bella, obiettivamente, cioè lui sente profondamente la mancanza di sua moglie. E il fatto comunque che ehm, Priscilla abbia dimenticato il suo compleanno, ecco guardatelo, poveretto, non è una cosa... Cioè non gli dispiace tanto per il compleanno, ragazzi, gli dispiace perché... Sua moglie è veramente ossessionata, ma proprio di brutto. Non fa altro che lavorare. Ragazzi, anche devo dire che come potete vedere lei non ha migliorato moltissimo il suo rendimento lavorativo. È rimasta sempre qua, ragazzi, perché fondamentalmente lei è proprio ossessionata dalla gravidanza, quindi non ha neanche dedicato tutto il tempo che avrebbe dovuto alla carriera. Senti tesoro, te ne occupi tu, vero? Io sono in ritardo per il lavoro Devo andare? Ecco, sì, vabbè, abbiamo capito um, Sì, va bene, certo, buona giornata E quindi, ragazzi, lui si ritrova qui In questa enorme casa Quasi sempre solo, ragazzi E anche il loro rapporto Ha subito dei cambiamenti Perché va a lavarli in bagno? Nel senso che um, Lavora sodo Nel senso che non hanno più ragazzi, hanno perso un po' il romanticismo, ehm, quello che avevano prima, nel senso che adesso per esempio l'obiettivo è fondamentalmente, detto proprio in modo nudo e crudo, fare fichi fichi per cercare di avere un figlio. Quindi immaginiamo ragazzi tutto lo stress di cure continue, continui controlli, insomma tutto ciò ragazzi, al mercato delle pulci non ce ne frega niente. Dopodiché viene a pagare le bollette che sono una batosta incredibile. Ehm, ma, che, ma che grazioso look! Veramente Leonardo, complimenti. Hanno perso proprio ragazzi un po' il piacere, la gioia di stare insieme, anche a livello romantico, no? Perché adesso ehm, ogni cosa ha come obiettivo eh, una gravidanza. E quindi eh, ragazzi miei, eccolo qua. Triste. Vede anche suo padre, ragazzi, ma non ha voglia in questo momento di parlare con lui. Non. Eh, non... non vuole spiegargli il perché del suo disagio. Eh, certo, no? Sappiamo, ragazzi, che. Eh, vedete ecco, l'umore è quello che è, cioè nel senso altanelante. No, 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 no. Eh, non è il tipo da scrivere sentimenti sul blog. Però, secondo me, ragazzi, ehm, dicevo, sappiamo che Alessandro comunque ha un rapporto particolarmente mh, stretto con la sua famiglia, e quindi secondo me chiama sua madre. Dice mamma, ciao tesoro, ti stavo per chiamare per farti gli auguri, eh? L'hai letto il mio messaggino? Gli auguri? Sì, mamma, guarda, ho letto tutto. Per favore, potresti venire qui a casa, ho bisogno di parlarti. Lei, ma certo, guarda, ero già di strada, sarei passata comunque. Non avevamo dubbi, cara Daniela, che saresti passata comunque. E quindi, sì, lui, ehm, ragazzi, ha bisogno proprio di. Confidarsi, è così amichevole con Daniela. Guardate, lei è sempre bella come il sole, ovviamente. Mazza che bussata! Ah, e, mm, e io immagino, ovviamente, che appena la vede, ragazzi, la abbraccia affettuosamente. Come minimo, allora tesoro. Tanti auguri, piccolino della mamma. Eh. Ah. Eh, vedete, ragazzi, l'umore è quello eh, perché comunque a lui pesa moltissimo da una parte. Dover dire a sua madre che la sua vita matrimoniale non va proprio a gonfie vele. Sembrava aver avuto, no? Um, aver um, raggiunto, diciamo, una sorta di accordo con sua moglie, se vi ricordate bene. Avevano detto, va bene, dai, aspettiamo un paio di anni, uh, se proprio poi non, uh, non riusciamo, discuteremo, no? Per. Mm, Circa l'idea appunto dell'adozione. Però poi in realtà, ragazzi, lui sperava, no? Che avendo stabilito, diciamo, questa sorta di, ehm, di patto, ecco, poi sediti insieme, la nostra avrebbe come minimo, la nostra Priscilla, trovato un po' di pace. E invece, senti, ti vedo sciupato. ma stai mangiando? Cara la maschera con tua madre, eh? Hai un'espressione che non mi convince, che succede qua? Eh? Mamma, no, tutto bene, certo che mangio, mm, non mi convinci mica, già il fatto che mi hai chiamato qua vuol dire che c'è qualcosa che non va, ecco, è lui, eh, li pesa ragazzi, comunque dovrei ammettere che sua so, madre ha ragione, quindi sediti insieme, per favore, allora forza, dimmi tutto, tanto so già qual è il problema, immaginiamo lei stia dicendo... E lui magari no All'inizio ragazzi ovviamente farà un po' il vago Nel senso ehm, dire della sua giornata Del tipo mamma ma Non dire questo Ti ho chiamato qua perché mi fa piacere trascorrere del tempo con te Parlare eh, Scusate ragazzi ma io vedo tutto terribilmente Buio Eh Però eh, Per parlare insomma No non Oh ti prego sono tua madre, ti conosco da quando sei nato, ti ho tenuto per mano quando eri malato, ti ho sfamato quando eri piccolino. Non è vero tesoro, perché hai sempre avuto, io immagino ragazzi, che in realtà Daniela abbia sempre avuto tipo la tata, ok? Per i suoi figli, che non significa che non sia una madre, non sia stata una madre comunque amorevole, per carità, però comunque... Um, non credo conosca così bene, poi come sostiene i suoi figli. Parlami su, sono tua madre. Mamma, effettivamente io ti ringrazio mamma. per aver preso l'auto ed essere venuta qui, insomma. Ecco, vedi, sì, effettivamente hai immagino tu abbia capito qual è il problema. Insomma, io non riesco più neanche a Fare bene il mio lavoro, capisci? Dovrei scrivere um, delle nuove leggi, dovrei occuparmi, insomma, di queste cose. Non viviamo, certo, in una casa delle bambole. Vedete, lui è un parlamentare, ragazzi, quindi è uno importante. Non vivo, certo, in una casa delle bambole. Sono un uomo importante, impegnato, eppure ormai non riesco praticamente più a fare niente, vedi? Lei sembra vivere in una casa delle bambole, mamma, sembra vivere in un mondo tutto suo. Veramente, guarda, io sento che sto per esplodere, non ce la faccio più. Ancora la storia del bambino, vero? Cioè, quell'assurda storia, eh, di adottare... No? Un bambino, ma spamiamoli piuttosto. Questi bambini orfani, vuoi, well, non lo so, organizzasse una raccolta di beneficenza per, per spamarli con tre mezzini al formaggio grigliato? Che ma da me. qui ad adottarne uno! <ride> ma che follia, insomma! Ma che musica è mai questa, mamma. Effettivamente vedi questa assurda richiesta perché ragazzi, ovviamente per lui è un'assurda richiesta, perché? Perché comunque è un alberghini, ragazzi, quindi lui è stato cresciuto, proprio gli sono state conficcate nel cervello determinate idee, ok? E quindi mi lascia come una statua, insomma, non vuole capire che non è tutto, capisci, mamma. Cioè, io per carità non dico che le auto di lusso siano fondamentali nella vita. Sì, certo, come no, <ride> sono tutto nella vita, tesoro. Non raccontiamoci balle, insomma. Però vedi: io non riesco più a capire come devo gestire questa situazione. E lei, ragazzi, comunque, ora, al di là di tutto, no? Soffre nel vedere così il suo figlio. Perché. Mh, lo vede ragazzi che è molto teso È molto triste ehm, E quindi eh, Comunque sua madre ragazzi Non sarà stata magari la madre più presente del mondo Magari non sarà stata lei a cambiare i pannolini Però ragazzi comunque Vuole bene a suo figlio Sento che sto per esplodere Guarda io non lo so non, non lo so mamma Dimmi tu aiutami dammi un consiglio E lei oh mio dio Sei veramente arrivata a questo punto eh, Figliolo sei arrivata a questo punto ti prego non dirmi ciò che temo, perché lei ovviamente ragazzi, come non vuole neanche lontanamente sentire la parola adozione, non vuole neanche lontanamente sentire la parola divorzio. Ci mancherebbe che un alberghini divorzia ragazzi, no? Ah, cioè, nel senso, oddio, um, sarebbe uno scandalo da una parte, però certo se, se uh, divorziasse da Priscilla, che comunque... Non è che sia sta gran cosa, no? Diciamo ehm, a livello di famiglia: nel senso che comunque lei ha rivalutato la famiglia Cooper perché avete visto, come anche voi, che Sibilla, la ragazza, è diventata una pittrice famosissima e quindi. La sua storia ha fatto proprio, eh, ragazzi, scalpore: nel senso che eh, una che aveva perso i genitori, partita dal niente, che viveva per strada, che si nutriva di spazzatura e tutto il resto, è riuscita a creare una famiglia ehm, così grande, insomma, no? eh, da sola, con le sue, le sue uniche forze, a, a farsi un nome. E quindi parliamone, tesoro. La vita non è un gioco, capisci? Tu hai preso un impegno con tua moglie e non è certo come bere un cappuccino, quindi non voglio assolutamente sentire cose del tipo voglio firmare i documenti per il divorzio perché non voglio sentirlo, capisci? Sarebbe proprio una continua giornata di pioggia nella tua vita. Mamma mia, io non ho detto questo, però capisci? Sono. Non sto più, insomma, sto impazzendo, non sono mica un sacco dell'immondizia, non abbandonerei mai mia moglie, sai quanto l'amo, però, ma certo tesoro che lo so, tua madre ti conosce bene, non ti preoccupare, vedi? Ora, tua moglie fa bene a non mangiare cibo spazzatura perché caro quello fa ingrassare, tua madre ne sa qualcosa, non ho mai toccato cibo spazzatura in tutta la mia vita e guarda che fisich... Beh certo tesoro effettivamente dimensione. è un bel fisichetto oh, um, bella, vai, sì ma capisci non è questo cioè lei già se fosse per lei già comprerebbe tutti i mobili per la stanza del bambino cioè o meglio ecco oh, mio, non, non dirmelo l'ha già no, comprati ecco diciamo che non ha perso tempo a prendere mosche perché ragazzi ora io vi mostro questo cioè nel senso effettivamente perché ragazzi Alessandro è anche preoccupato perché c'è già questo Cioè, praticamente, ragazzi, lei già ha sistemato ogni cosa e questo eh, lo fa preoccupare, ragazzi, perché vede che proprio lei si è totalmente mh, persa, diciamo, no? È ossessionata, ragazzi. Priscilla è ossessionata Ok, a te non posso mentire, è vero Li ha comprati Io non sono riuscita a fermarla, capisci? Sono suo marito, vorrei poterle essere d'aiuto Ma non so come fare, capisci? Cioè, avere un figlio è importante Ma, insomma, non lo so È un discorotto ormai, mamma Io non... Eh, allora, innanzitutto non devi permettere alla, um, al tuo matrimonio di, di raffreddarsi, insomma, capisci? Le temperature, tesoro, devono essere sempre bollenti Mamma, ti prego, non farmi questi discorsi Ti prego, non farlo um, E lei, tesoro, um, parlami di giornate di sole, e di giornate di pioggia, ma non farmi questi discorsi qui Oh mio Dio, Alessandro, ti prego No, spettegola un attimino Mamma, ti prego, non voglio sentire storie tipo di quando quello scienziato famoso fece fichi fichi nel razzo per salvare il suo matrimonio. Ma tesoro! Mamma te l'ha raccontato tante volte. Quella lì è una storia importantissima, capisci? Eh? Bisogna fare cose folli per mantenere vivo l'interesse per il proprio matrimonio. Sì, certo, mamma, eh, brava. Uh, ok, storia interessantissima, ma non è quello il problema, capisci? Fai una conversazione profonda. Io sono preoccupato per mia moglie, non so come aiutarla, e non ci vuole una scienza per capirlo, puoi aiutarmi? Ah, ma certo, tesoro, ecco. Figurati se tua madre non può aiutarti. Non lo so, mamma, stavo pensando, forse dovresti trasferirti qui da noi per un periodo, eh? Magari stando vicino a... Priscilla potresti aiutarla, ma tesoro, se senti il bisogno che tua madre si trasferisca qui, lo sai, è che non lo so, mi sento un bidone, cioè non so come fare, capisci? Tu sei molto saggia, tesoro, ma certo che la tua mamma accetta di trasferirsi qui da voi. Ma ovviamente tesoro mi ad entrare. Okay. Mamma direi che non è immaginiamo lui che Non è il momento adesso di viaggiare Guarda con questa situazione E poi già viaggio già tanto per lavoro Insomma sono, sono stressato mamma Direi che non è proprio il caso Ok dunque tesoro uh, aggiunge al gruppo anche tua sorella E ovviamente lui eh, Come minimo ragazzi la vede E l'abbraccia affettuosamente Oh, ti ringrazio per essere venuta. Ma oh, fratellino, anzi, perché lei è più grande. Ma figurati se non passavo a trovarti. Allora, come? Qual è la musica in questa casa? Eh? Vuoi confidarti e dirmi qualcosa? Ma lei, ragazzi, in realtà già sa tutto. Guardate la faccia, sembra una psicopatica, obiettivamente, eh. Ehm. Um... Voglio dire ragazzi, Daniela poteva, come si dice dalle mie parti, tenersi il cecio secondo voi, ma proprio esatto, no. Okay. E in, qui... in realtà ci sono problemi ben più gravi di me che devo cucinare o cambiare lampadine, vedi. Non riusciamo ad avere figli. Guardate lei come fa finta ragazzi di... Certo, dimmi, dimmi, dimmi tutto, qual è, qual è il... qual è il segreto? Eh, quando invece lo sa. E ora la faccia che farà... Oh, davvero non riuscite ad avere figli? Ancora più fasulla, perché in realtà ragazzi lei sapeva tutto, ripeto, in casa Alberghini, ragazzi. Le notizie volano e quindi ehm, come minimo Oh, ecco anche Maurizio. E beh, perché tutti i ragazzi stanno anche passando a fare gli auguri di compleanno al caro Alessandro, convinti Oppure che Priscilla abbia preso un giorno di vacanza dal lavoro e abbia organizzato, no? Magari un pranzo e cose del genere. Ma tesoro, bello di papà. Immaginiamo, ovviamente. Eh, mio caro figliolo. Ma niente dal. per quanto riguarda. Non c'è una festa? No, papà, guarda, lascia stare. Mia moglie si è completamente dimenticata del mio compleanno. Lui è. Dillo a tuo padre! Eh, perché immagino che tu possa. Come dire, comprendere, vero caro? Eh, certo, immagino tu Facciamo. possa. Lui chiamerà la linea diretta della tristezza. Immagino chiami in realtà, ragazzi, un po'. Loro hanno, secondo me, un. vanno in analisi, ecco, e fanno terapia di coppia. Quindi immagino stia chiamando comunque lo psicoterapeuta, lo psicologo, insomma, l'analista. Ehm, per dire, guardi, qua la situazione è grave. Mia moglie si è addirittura dimenticata del mio compleanno. Direi che urge una seduta proprio <ride> lampo, eh? Ha capito? Ehm, cioè, non, non posso più vivere così, insomma, immaginiamo, no? Eh, che abbia sentito, ragazzi, comunque la necessità di sfogarsi. Perché magari immaginiamo che... Ehm, appunto, l'esperto gli eh, ha detto, guardi, in caso mi contatti... Eh, senza problemi, eccola stessa. qua, è tornata a casa, Priscilla, che attesa, ragazzi? E Che non appena vedrà tutti qua, non capirà un pero. Quindi, vai qui, tesoro. <ride> Vedete il religioso silenzio perché la stanno aspettando. Perché magari immaginiamo lui, abbia detto: oh, è, tornato, è tornata, è tornata. E lei, ragazzi, eh, Priscilla, tesoro, siediti, cara, siediti qui con noi, ecco, siediti, va, qui con la tua famiglia, tesoro, e lei, guardate già, sta col plumbob girato un po', perché è tesa al lavoro un po', perché sa, Alessandro, che lei non ama le improvvisate, cioè, nel senso, potevi mandarmi un messaggino per avvisarmi, insomma, no? Io ho immaginato ragazzi che magari mentre lui faceva la telefonata, eh, Maurizio ovviamente si sia precipitato da sua moglie e sua figlia e abbia detto guardate che si è scordata addirittura il compleanno. E quindi lei ovviamente ragazzi che tuttavia non vuole no, darlo a vedere, immaginiamo che ehm, chieda, della sua chieda della giornata comunque a tutti loro. Allora, ma che bella... Piacevolissima sorpresa, certo, come no, tesoro Sei più falsa delle banconote del Monopoli. E quindi chiederà ora, ovviamente si alzeranno, ragazzi, perché tanto ormai lo sappiamo. Sale di livello in pittura. Bene, perfetto. Ehm... No, lui, ragazzi, in silenzio perché secondo me non ha minimamente il coraggio. Guardate, no, ragazzi, guardate l'occhiataccia che mi ha rivolto di tipo ti facciamo i conti più tardi. E lui ragazzi non la, non la sta guardando proprio perché immagina, cioè sente lo sguardo eh, di, di sua moglie addosso. Allora, ma che piacere avervi tutti qui! Avete visto che giornata meravigliosa? Eh? E quale buon vento vi porta? Eh, sì, non lo so io quale vento ci porta qui, cara. Maurizio è veramente un ah, piacere bella. vederla. Ah, ma so, so. anche per me, insomma, oh. mia carissima nuora. Ecco, sì. Mettiti seduta, tesoro, va che qua la vedo buia la situazione. Allora Maurizio, tutto bene? Ma certo, noi tutto bene, anche per noi, per me per Martina è tutto bene, avete trascorso una bella giornata, avevate bisogno di qualcosa? E lui magari nel frattempo, che è una cosa ragazzi che ehm, agli occhi di sua madre è oltraggiosa, che lui si alzi e ovviamente ripulisca Beh, diciamo che tesoro. Um, vedi, io sono come dirti una persona molto comprensiva. Ma anche la mia pazienza ha un limite. Vedi, e magari, ecco, Maurizio. Guardate, Martina fa la vaga, ragazzi. Perché conosce fra virgolette i di sua madre. Quindi lui la guarda come per dire povera. Poverina, mm, non vorrei essere nei tuoi panni. E Daniela, ragazzi. Quello che sta per dire, anche perché è molto seccata dal fatto che suo figlio sta sparecchiando la tavola. E guardate lui, ragazzi, come è. <ride> Insomma, secondo me sei pentito, vero? Di aver chiamato la tua famiglia? Perché poi dopo saranno cacchi tuoi. E, e Daniela sta appunto dicendo: Vedi la mia pazienza al limite, tesoro. Ti sei come dire? capisco che tu non voglia nutrirti di cibo spazzatura come tra mezzina e formaggio grigliato. O che tu voglia andare a lavorare, vedi? Per portare dei soldi a casa. Questo è, è molto bello, insomma. Eh, però, vedi, oggi. Per Alessandro è stata veramente una giornata di pioggia. Ti prego, tesoro, evita di raccontare palle e arriva al punto. Ma eh, amore, non essere così volgare. Sì, ma non bisogna neanche tornare all'era giurassica, capisci? Arriviamo al punto. Diciamo che c'è stato qualcuno, no? Che si è comportato peggio di un rospo, insomma, un comportamento viscido. Ehm... come dire, mi rivolgo a te. Mia cara. Capisci? Non è stato un buon comportamento il tuo. Eh, e lei, ragazzi... Mh... Prego, vedete, è, è un po' seccata Un po', ragazzi, immaginiamo perché secondo me sarà bombardata tipo di ormoni Perché ovviamente sta facendo delle cure per, no, cercare di rimanere incinta E, e un po', ragazzi, perché, eh, voglio dire, chi non si seccherebbe ad avere tutti gli alberghini che ti fanno il terzo grado? <ride> nessuno qui, cioè, almeno chiunque si seccherebbe, ragazzi Cioè, nessuno um, sarebbe felice Quindi io um, direi che magari vi aspetto... Eh, ecco, in uh, salotto. Sì, perché mh, sei un vigliacco. Oh, Lo so perfino io. <ride> insomma, qui qualcosa insomma, mi puzza. Ho fatto qualcosa di male, papà. Ma non mi sa che non ha molto capito. Martina, se vuoi dirmi, insomma, io non, non capisco. Mi sembra di essere una persona pulita. Papà, forse dovremmo, come dire, dirglielo. Perché secondo me non ci è arrivata molto, vedi, cara, hai. Io non sto neanche mangiando cibo spazzatura, insomma non capisco cosa ho sbagliato. Eh, conosco bene i libri del Galateo. Innanzitutto non hai una domestica tesoro e quindi vedi questo è un enorme problema. Eh già certo è questo l'enorme problema. Senti, fai una cosa. Eh, no, dovresti per cortesia... Uh, dov'è, dov'è, dov'è? Ecco, chieder chiederle di passare del tempo assieme. Vedi, la domestica è importante. Giusto, papà? È questo, no? Che ci avete sempre insegnato. Vedi, tesoro, fondamentalmente il problema non è dei tramezzini al formaggio grigliato o di altro. È che io sono il padre di Alessandro e tu hai dimenticato il suo compleanno. Lo sguardo, ragazzi, nel vuoto. Perché solo in questo momento Priscilla ha realizzato che oggi è il compleanno di Alessandro. E si sente, ragazzi, male. Cioè, nel senso, oh mio dio. Io non. Come ho potuto dimenticarlo? Ho veramente i tamburi nel cervello. E... e secondo me, la prima cosa, ovviamente, ragazzi, che farà è andare da suo marito. E chiedergli scusa eh, ehm, no, quindi, magari amichevole, mm, cercherà di abbracciarlo affettuosamente, ragazzi. Perché, come minimo, ovviamente lui no sta mm, qua, insomma, lascia stare tesoro. Tanto tua madre poi tornerà per ovvi motivi. Ale ti prego, devi perdonarmi. Io me ne sono completamente dimenticata. È che ho la testa. Totalmente altrove in questo periodo, lo so, lo so, non, non ti devi preoccupare. È per questo che io ho trovato una soluzione. Priscilla, vedrai, le cose andranno molto meglio da adesso in poi perché ho chiesto a mia madre di venire a vivere con noi e lei lo shock. Cosa? <ride> Forse non ho sentito bene, sai. Cosa hai detto? Vedi, il nostro matrimonio ne sta risentendo: non è facile come bere un cappuccino, avere una vita matrimoniale serena. E mia madre, insomma, lei è sposata con mio padre da tanti anni. Non perde certo il tempo a eh, prendere le mosche, non perde tempo. Quindi lei sicuramente saprà come aiutarci, eh. Non stai dicendo sul serio, vero Ale? Lei inizia a cantare, ragazzi, perché non vuole sentire. Ti prego, non fare così. Ti prego. Sì, ok, è un buon modo per attirare l'attenzione di tua moglie, lo riconosco. Ti prego, stai scherzando, vero Ale? Eh? Tu non puoi farmi questo... È stata un'imboscata, quindi questo pranzo è così? Eh insomma ragazzi un pochino mh, lei ora si inalbera perché ehm, chi non si incavolerebbe un po' addirittura questo no però secondo me disputerà un po no disputare no però lo tratterà un po' freddamente ragazzi io non ci posso credere che hai consultato tua madre senza dirmi niente e addirittura lei ha chiesto di venire a vivere qui. E lui, ma ti prego, cerca di essere ragionevole. Io lo faccio per noi, per... insomma, per... trovare una soluzione, capisci? No, no, sono irrimovibile su questo, Ale, non dovevi farlo. Capisci? Rischi di... mandare all'aria il nostro matrimonio con questi comportamenti. Ti prego, non fare così adesso. Mi lasci come una statua quando fai questi discorsi, perché io sto solo cercando, no? Di risolvere i nostri problemi. E chiedere a mia madre di venire a vivere qui mi sembra un ottimo modo per farlo, capisci? Ehm. Certo, come no? Chiederle di trasferirsi qui è un attimo modo per te? Eh? Ma sei stato colpito in testa da una pallina da baseball quando eri piccolo, per caso? Non ci arrivi? Eh, eh, sì, effettivamente. Ti prego, Rosa mia, cerca di capire. Io lo faccio per noi. Sì, ok, devi capire, Ale, che io non voglio la presenza di tua madre in casa mia. Non voglio. Ma come puoi dire questo? Mia madre. Ti vuole bene, cioè. È preoccupata per noi. Ha visto me molto teso. Sa che ti sei dimenticata del mio compleanno. Quindi vede anche te, insomma, che in questo periodo sei abbastanza insomma. Non sei te stessa. E certo, dovevi proprio dire che mi sono dimenticata del tuo compleanno, vero? Non potevamo parlarne io e te da soli. Dovevi andarlo a spettellare a tua madre. Vabbè, insomma, ragazzi, mh, dire che la situazione non è facile eh, è, un, è un eufemismo in questo momento, oh. E quindi, ragazzi, con i nostri che mh, sono qui e discutono, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Eh, ne sono successe, ragazzi! E la cara Priscilla ben presto dovrà accettare di dover. Convivere con sua suocera, immaginate la gioia, chi è che non vorrebbe convivere con la propria suocera del resto ragazzi, ma su, su, anzi scrivetemelo nei commenti quanti di voi sarebbero così felici di vivere insomma con la mamma del proprio marito, barra fidanzato, barra compagno, barra quello che vi pare Quindi, eh, che dire ragazzi, eh, non è una situazione semplicissima Tu eri già passata l'età, eri già adulta, veramente, ma da quando? Vabbè, ragazzi, non me lo ricordavo proprio uh, che vi devo dire. E quindi, ragazzi, io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Ovviamente, ragazzi, la nostra sarà costretta, ma più che altro perché? Perché il figlio ormai gliel'ha già detto. Quindi, eh, qualora insomma le cose ora cambiassero un po', Daniela capirebbe che non è perché Alessandro ha cambiato idea, ma perché è sua, sua nuora che non la vuole, e lei non vuole passare come la antipatica di turno. Quindi secondo me ragazzi ne vedremo delle belle e come se ne vedremo delle belle. Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione ragazzi trovate tutti i vari modi per contattarmi. Nella descrizione ovviamente del video, ragazzi, um, la programmazione del canale le e le playlist, ma soprattutto i link ai canali di miei amici youtuber che fanno gameplay macchina con i Sims 4 e gameplay per la PlayStation 4 e PC, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi in tutti i loro canali, campanelline attive, perché vi ricordo che solo in questo modo vi arriva la notifica ogni volta che pubblichiamo qualcosa sui nostri canali, quindi restate sempre aggiornati. Vi ricordo ancora, ragazzi, che. Ho aperto un secondo account Instagram all'interno del quale sto pubblicando la storia della famiglia Huggins. Volevo mettermi alla prova con foto, Photoshop, una storia così scritta, diciamo. E quindi se avete piacere di passare e dare un'occhiata, fatemelo sapere perché ci tengo veramente tanto, ragazzi, ai, ai vostri insomma, pareri. Detto questo, ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete bene. Sul sul simmers e non